Innanzitutto io voglio ringraziare tutti quegli uomini, donne e uomini che si sono rimessi a disposizione. Qui stasera quel bagno di folla era la città col suo civismo, c'erano anche i partiti, ma principalmente tante donne e tanti uomini che hanno creduto nel progetto, un progetto dove la città viene al primo posto e dopo viene tutto il resto. Noi abbiamo lavorato tantissimo e anche dopo il primo turno ci siamo messi a lavoro subito il martedì e addirittura abbiamo preso più voti rispetto alla prima tornata. Non era sicuramente semplice, ma la città ci ha riconosciuto il buon governo di questi 5 anni e soprattutto il progetto, un progetto per poter portarla a diventare una città più europea e sicuramente più moderna rispetto al passato. Altri volevano farne un laboratorio politico, è venuto Conte, è venuto Schlein qui da noi, pensando che la città potesse diventare un laboratorio politico. Il laboratorio è fallito e quel bagno di folla che ricordava lei è proprio fa capire quanto i cittadini siano vicini a questa amministrazione. Il riferimento alla regione lo ha fatto lei, ma è stato proprio tra i suoi primi riferimenti quando è arrivato qui in piazza. Da Pisa parte la contendibilità della regione nel 2025? Sicuramente ci lavoreremo, ripeto, questo schema con il civismo, con tante persone, uomini e donne che sono della società civile e che insieme possono fare un percorso proprio per migliorare quello che sono anche le offerte, pensiamo all'aspetto della sanità, al sistema dei trasporti, al sistema delle infrastrutture che è ancora molto carente nella nostra regione, da questi capoluoghi si può liberare quelle energie che sicuramente possono far raggiungere questo grande obiettivo nel 2025, proprio per il bene dei toscani.